Devo assolutamente ringraziare tutti i ragazzi del Lake Como che mi aiutano nel preparare queste conferenze e tutti quanti contribuiscono come lecturer alla conoscenza di tutti noi. Ognuno fa una piccola parte all'interno e tutti insieme contribuiamo a produrre quello che oggi vi mostreremo. Ho diviso la mia chiacchierata con voi in tre punti e mi sono focalizzato soprattutto sui totalmente edentuli e sui trattamenti cosiddetti mini invasivi e una chiacchierata sulla chirurgia guidata che da tanti anni, 15 anni circa, utilizzo in modo routinario, logicamente non in tutti i pazienti, perché nella chirurgia guidata bisogna essere organizzati e c'è una filiera, non è la chirurgia real time, ma alcune volte per logistica so ancora, mi sembrerà strano, mettere gli impianti senza chirurgia guidata con chirurgia mentale. Una cosa che dobbiamo subito capire che la chirurgia guidata, come dicono gli americani, è brainless, non ha cervello, il cervello ce lo dobbiamo mettere noi. E quindi la tecnologia non è assolutamente, un altro concetto basilare, un sostituto alla mancanza di conoscenze o di skill chirurgico, perché ci vuole, come in tutte le cose della vita, anche in chirurgia guidata, una curva di apprendimento. E quindi non è così vero quello che certe volte si sente a corsi e congressi, che la chirurgia guidata è semplice, la chirurgia guidata basta comprare una dima chirurgica e gli impianti li fanno anche chi non ha esperienza o chi non è del mestiere. Non è proprio così e vedremo perché. Siamo tutti clinici in vacanza forzata e dobbiamo dirci la verità. La verità è che in medicina, in odontoiatria, nelle arti sanitarie, forse riusciamo in odontoiatria a trovare un consensus sulla diagnosi. Atrofia orizzontale, atrofia verticale, monoedentulismo, con deficit dei tessuti molli, dei tessuti duri. Il paziente, quindi una diagnosi, una classificazione dello stato di malattia del paziente, lo riusciamo forse a trovare. Quando ci sono i piani di trattamento e lì diventa una cosa un po' più difficile. Stesso paziente, stesso caso clinico, diversi piani di trattamento che dovremmo in teoria spiegare bene al paziente spiegando le differenze tra un piano di trattamento e l'altro per poi insieme a lui cercare di trovare il piano di trattamento individualizzato per il paziente. Quando poi abbiamo scelto il piano di trattamento e ognuno di noi può influenzare il paziente verso un piano di trattamento piuttosto che un altro piano di trattamento, si apre un'altra finestrella come nei programmi nostri del computer, varie finestre, varie Windows. Perché? Perché anche lì lo possiamo raggiungere l'obiettivo, una protesi che sia funzionale, che sia estetica, che sia pulibile, in diversi modi. Quindi la fase realizzativa, una volta scelto il piano di trattamento, ad esempio implantare, può essere portata a termine
in diversi modi. Se noi non teniamo conto di questo, che dobbiamo spiegare al paziente le varie opzioni, i poveri pazienti continuano a girare, perché se sono informati di una sola opzione e non le informate delle diverse opzioni terapeutiche, se lui non è contento di quell'opzione, va su Google, dottor Yahoo o un altro clinico che gli dice un piano di cura, che gli prospetta un piano di cura completamente diverso. Quindi questo è un reale problema. E avevo scritto un bel editoriale che era: perché i pazienti hanno un estremo sconforto, lo sconforto dei pazienti? Perché il paziente non riceve un'informazione sui diversi piani di trattamento. Di solito riceve un'informazione su un solo piano di trattamento. Perché? Perché nel mondo reale, e ditemi se sbaglio, ognuno di noi propone al paziente il trattamento che sa fare, punto. Ditemi voi, nel mondo virtuale in cui siamo, me lo potete scrivere sulla chat, chi va a proporre al paziente un trattamento che non sa fare. Contestualizziamo: se non so eseguire il sinus lift, l'elevazione del seno mascellare, cercherò di mettere gli impianti corti che magari non hanno una giusta indicazione in quel caso clinico. Se non so fare determinate cose dal punto di vista chirurgico, mi trincero dietro la mini-invasività, e quindi la mini-invasività mi diventa un qualche cosa per cercare di convincere al paziente nel scegliere un trattamento piuttosto che l'altro. In questa slide è un po' la somma di quello che succede nel mondo reale. Al centro avete il povero paziente che riceve un certo piano di trattamento, che è influenzato da un'area clinica, un'area scientifica, un'area in cui ci sono fattori soprattutto che derivano da un'analisi del paziente, e per contestualizzarlo vi posso dire che i bias che sottendono alla scelta del piano di cura sono molteplici. Vi faccio due esempi. Il paziente con difficoltà finanziarie. Perché vi illustro questo? Perché lavorando molto su referenti, la prima cosa che il referente ti dice quando ti richiede un trattamento chirurgico, poi lui successivamente fa la protesi, ti dice subito le costrizioni finanziarie del paziente. E quindi stessa situazione clinica, 4 impianti e una protesi fissa, stesso paziente, 2 impianti e un overdenture. Quindi l'esborso finanziario presunto del trattamento influenza la scelta operativa. Ma vi dico un qualche cosa, piccoli messaggi. Ma se noi lavoriamo su protesi un po' più moderne, un po' meno costose, quanto realmente influenza il fine, i costi che sostiene il dentista, mettere 2 impianti in più ed una protesi che bene o male, tra un overdenture fatta bene con rinforzo metallico e una protesi fissa, pagate lo stesso costo? Se guardate bene i costi, vi dovete unire i costi fissi anche ai costi di realizzazione. Quante sedute ci vogliono per fare una protesi fissa? Quante sedute ci vogliono per fare una protesi rimovibile? Sono tutti messaggi che noi non possiamo andare in dettaglio, ma sono magari messaggi importanti che poi possiamo in separata sede entrare un po' più in dettaglio o valutare. Quindi il bias
disponibilità finanziaria del paziente è molto importante, la sua compliance, la sua disponibilità a seguire quello che gli dite, la sua disponibilità a seguirvi. In generale, il paziente moderno che cosa vuole? L'impossibile, fare tutto velocemente col carico immediato, possibilmente una protesi definitiva bella, venire pochissime volte nello studio, pagare poco, pochissima invasività, possibilmente nessun punto, possibilmente non aprire i lembi, possibilmente avere una protesi virtualmente che lui guarda un computer e successivamente si ritrova la protesi in bocca, come mi ha detto un paziente. Ma non riusciamo a darci delle protesi virtuali, non state studiando questo. E gli ho detto, ma avete dato una buona idea, ci attrezzeremo per avere le protesi virtuali via telematica. Altra cosa secondo me importante da verificare è che in un mondo basato sull'evidenza scientifica, ognuno di noi, come ho detto, fa il trattamento che si sente in grado di fare. Perché ricordatevi che l'evidence-based medicine o dentistry, come ho scritto insieme all'amico Massimo Del Fabbro, è un concetto composito. L'evidence-based non vuol dire solo quello che c'è scritto nella letteratura scientifica. L'evidence-based si coniuga con la vostra esperienza e la vostra curva di apprendimento, le preferenze del paziente, si coniuga con la possibilità di lavorare in un certo modo. Cosa voglio dire? Stesso clinico, stessa quindi esperienza, stesse conoscenze scientifiche perché legge la letteratura, stesso paziente, se mi chiedete di andare a lavorare in un ospedale di campo odontoiatrico nel Burundi, io non riesco senza un certo tipo di attrezzature e un certo tipo di assistenza a dare lo stesso tipo di trattamento. Quindi l'evidence-based medicine è un concetto integrato in cui i fattori sono molteplici e tutti concorrono nel dare un evidence-based treatment. Se manca qualcuno di questi anelli, il concetto nella sua interezza può decadere. Cosa vuol dire? Non leggete la letteratura, siete rimasti a dei trattamenti degli anni 70, non sono dei trattamenti evidence-based. Stiamo tutti invecchiando, qualcuno comincia a avere il Parkinson, anche se bravo, lo skill diminuisce, la destrezza diminuisce, non riusciamo ad eseguire la stessa identico trattamento. Per cui queste sono cose che noi non pensiamo. Per cui vi faccio vedere un pochino cosa abbiamo fatto in questi anni. Questo libro ormai è un libro vecchissimo, ha più di 15 anni. Abbiamo cominciato a fare il carico immediato nel 1995, quando ci dicevano che eravamo dei disgraziati. E adesso vi farò vedere un protocollo dove dalla fase diagnostica alla fase finale, protesi finita, in tre step il paziente ha terminato il suo ciclo di cura. Quindi, come diceva Leonardo da Vinci, la semplicità, rendere le cose semplici, è l'ultimo livello della sofisticazione. Vediamo un attimo nel trattamento edentulo che cosa noi intendiamo modernamente come fase diagnostica. La fase diagnostica nel trattamento edentulo è la fase diagnostica che ho imparato quando ho fatto la specialità di ortognatodonzia. Io mi sono laureato nell'81 in medicina,
Ho fatto 3 anni di specialità e poi ho continuato 2 anni, al tempo l'ortodonzia era 2 anni, ho preso la specialità di ortognatodonzia. La specialità di ortognatodonzia mi ha dato, anche se non l'ho mai praticata, una visione un filino più ampia del paziente e mi è servita moltissimo quando ho cominciato a fare implantologia. Il primo impianto l'ho messo perché ti ricordi, le emozioni sono collegate, i ricordi sono collegati alle emozioni, il 2 novembre del 1986. E allora, ritornando a bomba, come dovremmo analizzare un paziente? Dalla faccia, dalle labbra e dai denti, la mini estetica e la microestetica sono solo i denti. Perché? Perché quando trattate pazienti totalmente dentro, potete ripristinare l'estetica del viso. E quindi 30 anni fa facevamo già vedere queste immagini, che non erano altro che le immagini che io avevo imparato nella valutazione ortognatodontica che mi aveva insegnato il professor Ennio Gianni, che voi sapete è stato uno dei personaggi che ha più influenzato il modo di pensare di tutti gli ortodontisti in Italia, non solo, a cui ero particolarmente legato. Lui ci faceva vedere le ortopantomografie, le cefalometrie laterolaterali, sovraimponeva le foto 2D e allora io ho importato questo concetto in implantologia per far vedere che non mi interessava solo la quantità e la qualità dell'osso, ma dove sto muovendo il mouse mi interessava anche vedere dov'era l'osso rispetto ai denti, che supporto facciale avevo con i denti. E capiamo fin dall'inizio che le basi scheletriche e i denti danno un certo tipo di supporto e di estetica al terzo inferiore del viso, che è molto, sapete, importante per l'estetica globale. E allora una paziente che porta una protesi parziale rimovibile nel superiore, che con la protesi parziale rimovibile superiore ha questo supporto dei tessuti, e vediamo che gli incisivi sono a questo livello e che l'osso è molto più posteriore, ovvero sia 7-8 mm posteriormente, anche se questo paziente ha tutto l'osso che volete per mettere gli impianti, anche se glieli mettete dovrete però alla fine fare un overdenture per andare a compensare i tessuti molli che collassano senza flangia e quindi le nostre flange protesiche, che non possiamo ripristinare solo ed esclusivamente con una protesi fissa, hanno un importante significato estetico perché danno la possibilità al paziente di avere un angolo naso-labiale corretto, la non visibilità del codice a barra, cioè di avere tante rughe a livello del labbro superiore, di avere un profilo che sia un profilo esteticamente piacevole. Senza la flangia, solo con la parte dentale, il paziente ha una protesi fissa, ma ha un'estetica facciale non accettabile. E allora questi pazienti anziani vengono riabilitati, è un altro messaggio importante per la classe odontoiatrica,
Quando vi arriva un paziente che si lamenta di una protesi totale superiore che non è stabile, guardate questo paziente cosa ha nell'arcate inferiore. Quasi sempre sono pazienti che hanno dei piani occlusali alterati o la mancanza di denti, o come questa paziente aveva una dentatura persa da canino a canino, e quando lei masticava, masticava con una masticazione, quindi dei cicli masticatori, dove aveva i denti, quindi solo anteriormente, e la protesi totale superiore veniva dislocata. Allora il paziente gli dice che in un mondo di impianti, quando lui avrà ripristinato i piani occlusali sotto e avrà una protesi superiore, mobile, potrà valutare meglio se la sua richiesta di avere impianti anche nel superiore era una richiesta con reali motivazioni funzionali ed estetiche. Decodificando questo lungo concetto, quando i pazienti hanno ripristinato una corretti piani occlusali nell'inferiore, corrette curve nell'inferiore, vi posso dire che il 90% dei nostri pazienti che hanno più di 70 anni sono contentissimi di protesi totali superiori, perché danno un'estetica e sono ben sopportate dal paziente. Logicamente, se il paziente ha un'iperriflessia, un accentuato quindi riflesso del vomito con una protesi totale, quel paziente dovrà fare degli impianti anche nel superiore. Però se vi chiedo sinceramente, quanti pazienti avete visto nella vostra attività professionale con il riflesso, con l'iperriflessia? Magari sono stato fortunato, però nella mia vita ne ho visti 3 ed è 40 anni che lavoro. Per cui certe volte facciamo delle scelte terapeutiche che non sono suffragate da un piano di cura razionale conseguenziale, perché ricordatevi che l'implantologia non è una disciplina, è una tecnica. Le regole del gioco sono dettate dal progetto protesico. Il progetto protesico ha essenzialmente ed esclusivamente le stesse regole della protesi totale, nel totalmente dentro o nelle riabilitazioni totali. Quindi la dimensione verticale, i piani corretti, la giusta esposizione labiale, eccetera, eccetera, eccetera. Libri di protesi. La protesi è una disciplina. Questo è un caso di Fabio Galli. Guardate lo spettacolo di questa, sembra denti naturali, è una protesi totale. Sotto è una protesi fissa su impianti e sopra è una protesi totale. Questa è una paziente che gli occhi esperti di qualcuno di voi capiscono subito che ha una protesi totale con denti non montati a vista ma con una flangia che la iperespande e quindi ha questo look non del tutto appropriato dovuto a un super sostegno del labbro, perché questa è una seconda classe scheletrica con ipomandibolia e maxilla è normale, e abbiamo imparato nella fase diagnostica, abbiamo imparato dall'ortognatodonzia che possiamo compensare alterate classi scheletriche posizionando gli impianti in modo strategico che non seguano l'osso disponibile ma che siano posizionati secondo la futura protesi. E quindi nelle micromandibolie
noi posizioniamo l'impianto con un'inclinazione dal linguale verso il vestibolare per andare a compensare un'alterata classe scheletrica. E questo l'abbiamo pubblicato nel nostro libro sul carico immediato, quindi a sinistra come non devono essere messi gli impianti, a destra come devono essere messi gli impianti. Poi abbiamo fatto questa pubblicazione con la valutazione anche della TMJ, dell'articolazione. Non create problemi articolari perché la mandibola non viene dislocata, montate solo i denti su un arco di cerchio diverso. Trattamenti mini-invasivi, quindi la fase diagnostica molto semplicemente nel totalmente edentolo è una fase diagnostica che parte dal viso e che tiene conto dei rapporti di classe scheletrica. È logico che voi prima di iniziare la fase ricostruttiva dovete sapere dove quella mandibola è nello spazio. E dovete sapere un'altra importante cosa, la dimensione verticale del futuro restauro, però lo vedremo dopo meglio in chirurgia guidata. Due cose sui trattamenti mini-invasivi. Trattamenti mini-invasivi devono essere molto ben capiti, ovvero sia la mini-invasività di per sé non esiste, la mini-invasività è un concetto giusto se è correlato con la giusta indicazione clinica. Ovvero sia, il trattamento mini-invasivo è da preferire a un trattamento più invasivo quando c'è, a parità di risultato, la giusta indicazione clinica. Non può esistere di per sé il concetto della mini-invasività. Esiste in molte cliniche, e non voglio entrare in polemica, ed è utilizzato come strumento di marketing. Le faccio un bel trattamento mini-invasivo, senza punti, senza niente, tutto flapless, e guardate a caso, uniformano i pazienti, tutti i pazienti, ad un solo piano di cura. È la differenza fra l'implantologia mani-oriented e l'implantologia patient-oriented. Ogni paziente è diverso dall'altro, non possiamo uniformare tutti i piani di trattamento, un piano di trattamento unico a tutti i pazienti. Mini-invasività. Mini-invasività vuole magari significare scegliere anche un piano di trattamento dopo aver fatto la valutazione della predicibilità di ogni singolo elemento dentale. Questa signora aveva rifiutato un piano di cura di ricostruzione ossee, sinus lift bilaterali, mantenendo questa dentatura che aveva già cure canalari, fratture verticali di radice, apicectomie, carie, ed era la terza riabilitazione. Quindi una valutazione della prognosi della dentatura residua deve essere fatta. E quindi certi trattamenti invasivi di ricostruzione sono validi se magari la dentatura residua è una dentatura che ha una prognosi a lungo termine. Paziente che ha tutti i denti sani, è giusto magari ricostruirlo. Un paziente in un'alta fascia d'età come questa paziente, che ha la terza riabilitazione su impianti con tutte le radici nella storia anamnestica che si sono rotte su denti devitalizzati, i denti trattati endodonticamente e la terza classe è stata compensata con dei perni monconi metallici, magari non è il paziente giusto
per una ricostruzione di questo tipo, una chirurgia ortognatica come era stato proposto. Si valuta il paziente, vedete tutte le faccette che non è il modello rotto, erano le protesi rotte che la paziente aveva. E questo è il caso finito in cui è stata fatta implantologia compensando una terza classe scheletrica, e questi sono casi con follow-up a 18 anni, con follow-up a 20 anni, il paziente invecchia con le sue protesi, dopo 20 anni di follow-up ci sono delle limitazioni a questo approccio fatto 20 anni fa. Quali sono le limitazioni? Che un tempo i tessuti molli non venivano gestiti come vengono gestiti adesso. Però, dato che 20 anni fa utilizzavamo le superfici ruvide, se si espone qualche superficie ruvida implantare nel cavo orale e il paziente pulisce bene, problemi di perimplantite ci possono essere, ma sono molto più ridotti rispetto alle superfici ruvide. Per cui un certo trend di lettura delle superfici deve essere integrato anche con una moderna gestione dei tessuti molli. Limitazione, come vi dicevo, soft tissue management, il contorno delle protesi, però queste sono protesi fatte 20 anni fa, mai più toccate, con denti che avevano le superfici posteriori con materiali che non si riassorbivano e quindi non sono in resina. Abbiamo poi comparato in questo studio pubblicato su Clinical Oral Research Implant che cosa succede. I pazienti che hanno tutti impianti sono più incoordinati dei pazienti che hanno dentatura naturale o dei pazienti che hanno almeno in un'arcata alcuni denti o in pazienti che hanno denti naturali versus impianti. Quindi perdere completamente tutti i denti diminuisce anche le afferenze proprioccettive. Diminuendo le afferenze proprioccettive, il paziente nei suoi movimenti è più scoordinato. Ed è un qualche cosa da tenere presente con un relativo incremento dell'attività dei muscoli temporali. E abbiamo quindi creato questo acronimo con la dottoressa Perrotti, Total Face Approach, che è stato pubblicato su questo libro, tradotto in inglese e in spagnolo, che ci insegna esattamente questo, che se abbiamo un protocollo ben preciso di valutazione del paziente, possiamo decidere prima di fare gli impianti, se il paziente sarà candidato ad avere perni e corone, se il paziente potrà avere una protesi ibrida tipo Toronto Branimark, se il paziente dovrà avere un overdenture. Tutte le parti protesiche, tutta la costruzione protesica, ricordatevi, è una costruzione protesica che influenza l'estetica facciale. E ricostruendo i pazienti, sia dalla parte dei tessuti duri che dal fronte dei tessuti molli, potete fare il salto di qualità. Cosa significa? Paziente che da overdenture, ricostruendolo, arriva ad una protesi ibrida fissa nella testa del paziente, ricordatevi, gli impianti sono un qualcosa di fisso. Se il paziente deve avere un overdenture è meglio che lo sappia prima, perché nella testa del paziente l'overdenture non è una protesi fissa, è una protesi rimovibile perché lui la deve rimuovere 3 volte al giorno per l'igiene.
È logico che poi quando l'avrà, se fatta bene, funzionerà come una protesi fissa, ma nella sua testa glielo dovete spiegare molto bene, perché lui pensa che questa sia una protesi mobile. Protesi fissa sono le protesi ibride o perni e corone. Quindi la nostra valutazione diagnostica deve riuscire a intercettare, prima di fare qualsiasi cosa al paziente, qual è la protesi che meglio si adatta all'attuale condizione clinica del paziente e qual è la miglior tecnica ricostruttiva in tutti quei casi che abbiamo una atrofia. Ricordatevi che poi i pazienti arrivano per avere una protesi e non avere degli impianti, cioè il paziente dalla parte chirurgica gli interessa poco, della parte protesica gli interessa molto, e la protesi deve essere bella prima di tutto, deve essere funzionale, cioè deve dargli la possibilità di avere una corretta masticazione, ma soprattutto gli deve dare anche la possibilità di parlare bene. Alcune protesi fisse su impianti che non rispettano gli spazi neutri e lo spazio che la lingua ha bisogno a livello del palato, sono delle protesi che non permettono una corretta fonazione. In America ho visto delle cose incredibili, ma le vedete su tutte le riviste, pazienti che hanno una protesi fissa, magari con un ingombro palato vestibolare di 12-13 mm, che non si lamentano dal punto di vista fonetico, perché prima parlavano come Paperino, dopo parlano come Paperino, per cui non ne vedono la differenza. Da noi, che abbiamo una dizione e una cinematica nei movimenti della lingua propri della nostra lingua italica, se ci date un ingombro che ci porta via spazio vitale alla lingua, cominciamo a parlare male. Io sto facendo l'Invisalign e ho tolto l'Invisalign per riuscire a parlare meglio. Con l'Invisalign mi viene, parlo, ma c'ho un po' di lisca. E quanto l'Invisalign ha come ingombro? Pochissimo. Pensate ad una protesi fissa che invade lo spazio della lingua. Quindi protesi su impianti non è solo masticazione, è anche fonetica. L'estetica, devono essere belle perché sennò i pazienti non piacciono, e devono essere mantenibili, cioè dovremmo, e metto il condizionale, cercare di costruire delle protesi che siano mantenibili dal paziente. Anche se fatte bene, le protesi sono più difficili da pulire rispetto a una dentatura naturale. Se eseguite non lege artis, diventano, come tanti lavori scientifici di Wang e di Canullo, diventano delle spine irritative continue che causano perimplantite. E sono convinto che la maggior parte delle perimplantite sono causate da protesi incongrue. Quindi questo paziente deve, prima della fase diagnostica, scusate, della fase chirurgica, inserire all'interno dello spazio che io devo andare a riabilitare la protesi. Cosa significa? Che è assolutamente assurdo, se tratto un paziente totalmente dentro o è dentro in un'arcata, fare un TAC non alla dimensione del futuro restauro protesico e non in una condizione in cui la mandibola so esattamente dov'è nello spazio. Poi questi sono giochetti che vengono dopo, controllare bene i profili di emergenza,
andare a calcolare tutte queste cose che abbiamo calcolato insieme all'ingegner Motroni quando abbiamo lavorato sul TFA, per riuscire a capire come queste future protesi si interfacceranno con i tessuti molli o duri, per capire che angoli usciranno nella futura protesi, se questi angoli permetteranno la pulizia del manufatto. Guardiamo questo paziente, questi concetti. Allora, paziente che incompetenza labiale, pazienti che hanno questa tipica facies che sembrano pazienti poco reattivi, anche se questa persona è una persona molto intelligente, ma con questo look e questa bocca sembrano delle persone poco reattive. Fase di valutazione, fase diagnostica parodontale e concetto. Se riuscite a rendere dentro il paziente almeno in un'arcata, piani di cura diventano molto più semplici e riuscite a cambiare l'estetica del terzo inferiore del volto. Quindi questa paziente è stata restaurata tutta con degli impianti post-estrattivi e sono stati messi degli impianti che erano degli impianti transizionali. Perché? Perché da ricerche ormai un po' datate non lo facciamo più, mi fa piacere dirlo. Qui abbiamo questa ricerca su 509 arcate, di impianti post-estrattivi. Avevamo visto un tempo che avevamo più perdita di impianti completamente in arcate post-estrattive nel superiore. Adesso questi dati sono stati smentiti da ricerche più moderne. Però guardiamo il caso come è stato concluso. Il caso è stato concluso con una protesi fissa nell'arcata superiore, odontoiatria tradizionale nell'inferiore, con dei ponti per ristabilire le corretti piani occlusali. Abbiamo tenuto anche questo dente forcato. 15 anni dopo la situazione è assolutamente stabile, ha perso solo il dente con una forcazione. Ma la cosa importante è guardate il viso della paziente, il risultato estetico del prima e il dopo. Attraverso tutta una correzione di diversi parametri che ci hanno permesso di ristabilizzare una corretta estetica facciale. Quindi il paziente ha lip competence, cioè riesce ad avere una normale posizione delle labbra. Il paziente, guardate anche il naso, non è stato fatto nulla al naso. Il naso ha avuto questo tipo di spazialità con la protesi finale perché abbiamo ristabilito dei corretti parametri. Facendo tutte queste modifiche, ad esempio sotto è stata fatta l'ortodonzia ed è stato corretto il torque e la posizione degli incisivi inferiori. Abbiamo sistemato gli incisivi superiori nella corretta posizione spaziale, abbiamo corretto la posizione mandibolare e quindi potete andare in post-rotazione anterotazione mandibolare, stessi concetti dell'ortognatodonzia nei pazienti ipo o iperdivergenti. La mandibola l'abbiamo poi portata per avere un corretto overjet, corretti piani occlusali e corretta proiezione
e valutazione estetica rispetto a una true vertical line ortognatodontica. Quel caso di prima vi faceva vedere come una corretta protesi possa trasformare il viso del paziente. E vi dà un altro messaggio importante. Come, rendendo i denti in almeno un'arcata, voi riusciate a creare una facilità nel vostro piano di cura, nell'esecuzione del vostro piano di cura. Un altro concetto molto... Adesso è, direi che è un concetto stabilizzato, come in tutte le cose. Ne parlavo una decina d'anni fa, tutti mi prendevano per matto e quando si vedevano queste mandibole atrofiche a questo livello, grandi come una penna Bic, il 90% dei colleghi diceva che queste mandibole dovevano essere ricostruite. C'è la possibilità di invece fare qualcosa di diverso? Certo, il problema di queste mandibole atrofiche, basta che ci stiano degli impianti da 6-7 mm, possono essere riabilitate con impianti corti. Il problema non è posizionare gli impianti, il problema è cercare di non fratturare la mandibola durante il posizionamento degli impianti, per cui in queste mandibole gli impianti vanno inseriti con un torque massimo di 15-20 N, devono entrare come senza un torque eccessivo e quindi il torque che noi consigliamo è un torque di 15-20 newton. Valutiamo molto bene i settori latero-posteriori delle mandibole e scegliamo quelle mandibole dove almeno ci sia dell'osso midollare all'interno e quindi c'è una relazione tra altezza, larghezza e tipo di osso. Questa è una cosa importante. Questo l'abbiamo una valutazione, è un articolo scientifico che ci è stato adesso accettato con esattamente 59 pazienti, 251 impianti, dove abbiamo dei follow-up di tutto rispetto, perché i pazienti a 10 anni sono 26, i pazienti a 14 anni sono 7 e tutto il dataset era di 59 pazienti. Quindi vi porto la casistica di 250 impianti su 60 pazienti ed è un qualche cosa che non abbiamo cominciato a fare ieri, ma 14 anni fa. Questa è una cosa importante nel cercare di interpretare questi dati. Il problema è come eseguire dei lembi per non andare a causare delle problematiche al fascio neurovascolare che in questi pazienti decorre in cresta, fuori dall'osso. E perché questi pazienti poverini hanno una qualità di vita molto ridotta? Perché quando cominciano a masticare, se hanno completamente i nervi esposti in cresta, dopo due colpi di masticazione, due cicli masticatori, questi poveri pazienti hanno una parestesia completa del labbro e certe volte questa parestesia può essere anche dolorosa. Quindi in questi casi è basilare conoscere bene l'anatomia, conoscere bene dove sto facendo vedere il mouse, il fascio neurovascolare,
E come vedete in questo video, scusate, torniamo indietro, capire esattamente che la base di un atto chirurgico in sicurezza è la conoscenza dell'anatomia. E quindi sapere che se voi state nell'ambito del periostio e non andate più profondi del periostio, potete fare una dissezione a livello del mentoniero e far vedere ai colleghi durante i corsi live cos'è un nervo, cosa c'è dentro in un fascio neurovascolare, la sua arteria, la sua vena e quanti, vedete, qui potete intravedere i nervi, i vasi. Questo non c'è bisogno di farlo durante le fasi operative. Questo è solo fatto a livello didattico per stressare, evidenziare l'importanza dei corsi su cadavere per avere la tranquillità che quando andate sull'umano non create dei problemi. Dopo 28 anni di corsi su cadavere vi posso dire ogni volta imparo qualche cosa, perché ogni paziente è diverso dall'altro, c'è una variabilità chirurgica e certe volte i colleghi che ti vedono fare queste cose ti prendono per dottor Mengele, un disgraziato che fa gli esperimenti sul paziente. Non è vero. Questi hanno un importante risvolto che cerchiamo di spiegare ai colleghi di non aver paura delle strutture anatomiche, ma di rispettarle e di mettere le mani che sono dirette dalle vostre conoscenze. E queste ne abbiamo milioni di queste dissezioni fatte durante i corsi, che sono delle dissezioni che una volta che un collega le ha viste, capisce l'importanza di ragionare in piani, mucosa, sottomucosa, che cosa c'è tra il periostio e la sottomucosa, dove decorrono i nervi, dove decorrono i vasi, dove decorrono i muscoli. Questo è la base della chirurgia generale. Pensate voi a un chirurgo generale che deve fare un intervento a livello pancreatico, prende il bisturi e fa il lembo a spessore totale, cioè va e taglia tutti i vari piani fino ad arrivare al pancreas? No, disseziona, entra nelle varie fasce e rispetta tutte quelle strutture anatomiche prima di arrivare ad intervenire su un organo come il pancreas. Quindi questo in odontoiatria è conosciuto in maniera un pochino, chiamiamola sommaria, in cui il collega sa solo che c'è il lembo a spessore totale e il lembo a spessore parziale. Ci sono invece i piani di dissezione che devono essere ben conosciuti. Quindi mini invasività sta a significare che devo conoscere l'anatomia per non invadere e creare problemi, perché qua se con il bisturi vado più profondo creo un problema. E qui faccio una cosa semplicissima, vecchissima. 14 anni fa, questo è uno dei primi casi, trasformazione della protesi del paziente, la ciabatta che aveva in bocca il paziente, in una protesi fissa ibrida. E c'è un bellissimo articolo del 1986 del mio amico Bash e Wolfinger, due dentisti implantologi statunitensi, che avevano scritto questo articolo di una banalità che era la trasformazione di una protesi totale fissa del paziente in una protesi ibrida.
Cosa abbiamo fatto? Posizionato degli impianti, posizionato dei cilindri provvisori e con, in questo caso, della partner raising, bloccato ai cilindri provvisori la protesi del paziente e trasformato la protesi del paziente in una protesi fissa, che ha dato immediato sollievo al paziente perché non ha più niente che gli comprime il fascio neurovascolare. Follow up di 5 anni, follow up di 7 anni. Certe volte i nostri pazienti vogliono non vedere gli abutment metallici. Se voi portate la resina vicino alle tessuti molli, dovete però almeno lasciare lo spazio per uno scovolino, almeno uno scovolino. Preferisco invece avere la classica Toronto con gli abutment esposti perché sono più pulibili. Però la bella cosa, che l'informazione che vi voglio dare, è che c'è una ricrescita mandibolare dopo un anno del carico funzionale nei settori latero-posteriori, e questo ci è stato oggetto di una pubblicazione, è stato fatto dall'ingegnere Motroni, con cui noi lavoriamo da anni, che con il best fit ha sovraimposto l'attack pre e l'attack post carico, facendo vedere che la mandibola ricresce e la mandibola si mineralizza pur posizionando gli impianti solo nel settore posteriore. Questo che io vi dico era stato già dimostrato da Michael Reddy dell'Università dell'Alabama del 2000, quindi più di 15 anni fa, sovraimponendo le panoramiche. Noi l'abbiamo dimostrato 15 anni dopo con le TAC. Non vi ricordo solo che c'è tanta letteratura sugli impianti corti a livello mandibolare, a partire da Branemar, per andare a Steligma, per andare a Keller. Quindi ci sono tantissime informazioni nella letteratura che vi fanno vedere che le Toronto Branemar in mandibole atrofiche possono avere una predicibilità di risultato a lungo termine. Anche se sappiamo che il trend è cercare di minimizzare le ricostruzioni ossee, tuttavia non è sempre possibile. E in questo caso qui dobbiamo essere, non possiamo essere mini invasive. Giovane ragazzo di neanche 20 anni, affetto da displasia ectodermica, che ha 4 denti nel superiore, 2 denti nel mascellare inferiore, e viene fatto un intervento di LeFord 1, down fracture e avanzamento mandibolare e innesti di interposizione. Guardate solo il prima e il dopo, solo con la ricostruzione ossea, il cambiamento del profilo, il cambiamento del profilo con delle fotografie laterali. Nell'inferiore abbiamo fatto una piccola lateralizzazione dell'alveolare inferiore che decorreva in cresta, e voi vedete a 3 mm sopra la cresta, ricostruzione dei tessuti molli. 9 anni dopo, 2 ponticelli nell'inferiore, impianti nel superiore, protesi tradizionale su denti. È stato invasivo, certo, ma questo ragazzo, prima e dopo, gli abbiamo cambiato la qualità della vita. Un altro caso di invasività, mini-invasività. Questi sono, è un paziente, 60 anni, che aveva rifiutato un'estesa ricostruzione ossea che le avevamo proposta anni precedenti,
e tutti i pazienti che non avevano accettato ampie ricostruzioni ossee li abbiamo richiamati perché avevamo sviluppato dei piani di cura ambulatoriali invece che piani di cura che richiedevano una ospedalizzazione del paziente e innesti extraorali e la necessità di fare prelievi extraorali. Fase diagnostica è una cosa molto importante, guardate il mouse, vado a calcolare al computer, vado a calcolare sui modelli, vado a calcolare in bocca la distanza giusta intermolare e intercanina. Se il paziente parla bene con questo tipo di protesi, io devo ripristinare lo stesso spazio per la lingua e quindi dare alla lingua del paziente la possibilità di avere lo stesso spazio per avere una fonesi corretta. Vedete l'arco di cerchio costretto del paziente, guardate dove sono i molari e pensate, questa è la papilla interincisiva, il tipo di atrofia che il paziente ha avuto. Logicamente questi sono casi ambulatoriali dove, come vedete nella fase chirurgica, c'è almeno una quantità di osso che ci permetta di posizionare degli impianti. Questa è la fase diagnostica TFA approach. In questo paziente ha prima eseguito delle elevazioni del seno mascellare e ci siamo creati dell'osso nei settori latero-posteriori. Le zone di atrofia anteriore sono state sfruttate in modo tale da riuscire a posizionare almeno degli impianti da 3 mm in deiscenza ossea a livello della premaxilla, saltando le zone di reale atrofia, cioè osso 1 mm, 1 mm e mezzo, sfruttando l'osso nei settori latero-posteriori dove avevamo fatto le elevazioni del seno. Quindi questa atrofia che non possiamo giudicare un'atrofia grave, un'atrofia di medio grave, è stata risolta con un trattamento ambulatoriale. Cosa significa? Che con diversi step questo paziente non è mai stato ospedalizzato. Primo step, il paziente viene fatto il sinus lift. Dopo aver fatto il sinus lift, il paziente si fa una chirurgia guidata a un supporto, in questo caso osseo, fasi della chirurgia guidata. Quindi tutti questi impianti sono stati posizionati con un'angolazione verso il vestibolare. Posizioniamo tutti gli impianti, casi vecchi. Quegli impianti che vanno in deiscenza si vengono ricostruiti con dei biomateriali. Le zone di atrofia vengono escluse dal progetto protesico, si svuota il canale interincisale perché successivamente in scopertura potrebbero darmi fastidio se non lo svuoto. Il riempimento del canale nasopalatino con del biomateriale. Adesso modernamente possiamo usare anche dei biomateriali collagenati che uniti al PRF creano quello che viene chiamato sticky bone, che sono un pochino più malleabili, come voi vedete qua. Posizionato al di sopra delle membrane di PRF, chi si interessa di PRF magari si ferma a
questo livello e chiude tutto. Noi ancora andiamo e posizioniamo delle membrane in collagene dopo aver messo il materiale. Le membrane in collagene sono fissate all'osso sottostante e sopra il PRF. Questo è un dataset di pazienti in cui invece stiamo ricostruendoli solo col PRF. Per una ricerca multicentrica dobbiamo fare 5 casi. Poi, quello era un altro paziente. Adesso vi faccio vedere come è stato fatto questo paziente, però qualche piccola anticipazione su quello che la ricerca sta facendo ve la voglio dare. Questo arco di cerchio e questa quantità di tessuti molli è stata creata con un lembo a spessore parziale che arriva dal palato per creare intorno a questi impianti una quantità di tessuto cheratinizzato spesso e ripristinare la profondità del fornice. Quello che avete visto prima col PRF è ben spiegato in questa pubblicazione di Simone Cortellini, che sta studiando da Leuven da Mark Kirinen, che ha utilizzato per ricostruzioni orizzontali biomateriali uniti a PRF, ha fatto varie TAC distanziate nel tempo, T1, T2 e T3, e ha valutato percentualmente il tipo di riassorbimento che c'è del biomateriale, che può variare in termini percentuali dal 15, se vedete, dal 7 al 26%, cioè quello che voi andate a posizionare ha un range di riassorbimento, vedete, 7-26%. Quindi voi sapete, in base a quanto biomateriale avete posizionato, il range di riassorbimento a cui il materiale va incontro. Se volete stare dalla parte della ragione, state sul 26-30%, quello che voi andate a posizionare, se lo misurate fisicamente alla fine della fase chirurgica, ve lo potrete trovare dopo con un riassorbimento del 30%. Chiudiamo il tutto e quella scopertura del paziente vi porta ad avere quell'arco di cerchio. Vediamo che tipo di lembo abbiamo fatto in quel paziente. Questo è il lavoro scientifico che stiamo pubblicando con Giovanni Zucchelli ed Omni Wang, che vi fa vedere il management dei tessuti molli al secondo stadio chirurgico o al primo stadio chirurgico per ricreare una profondità del fornice corretta, tessuto cheratinizzato e incrementare lo spessore e allineare la giunzione muco-gengivale se avete denti naturali intervallati ad impianti. Quindi questi interventi hanno 4 obiettivi. Guardiamo bene l'intervento. Devo scoprire un caso di questo tipo, seconda fase chirurgica. Il lembo è un lembo a spessore parziale dal palato. Se ho un palato con un certo spessore, 4, 5 mm, 6 mm, posso fare anche un rilievo di tessuto cheratinizzato, lo posso posizionare sul periostio ancorandolo nelle zone dove voglio ispessire i tessuti, dove voglio avere più sostegno, sposto i muscoli più apicalmente, li distacco proprio, perché voglio approfondire il fornice, voglio creare un'anatomia che mi permetta l'inserzione di un spazzolino elettrico, di uno spazzolino di una certa dimensione che mi permetta di andare a pulire.
Perché vi dico questo? Perché vedo che la seconda fase chirurgica o il management dei tessuti molli è un management, soprattutto nel totalmente edentolo, poco considerato. Si ritiene che la parte chirurgica primaria di basilare importanza sia posizionare gli impianti. Non è vero. Posizionare gli impianti è importante, ma il management dei tessuti molli è altrettanto importante. Questi tipi di lembi li facevamo tantissimi anni fa. Perché? Perché volevamo avere tessuto cheratinizzato, perché le protesi sono più stabili, è sicuramente più facile farli nel superiore, nell'inferiore dovete fare degli innesti, infatti nel superiore che vi ho fatto vedere con tutte le deiscenze era sotto, adesso anche sotto abbiamo imparato a fare questo un management dei tessuti molli completamente diverso. Chiudiamo tutto, se avete il PRF guarisce un po' più velocemente. Il PRF, come voi sapete, i fattori di crescita piastrinici hanno un'azione di aumentare la guarigione e fanno avere anche un post-operatorio migliore al paziente, nel senso meno dolore, più velocità di guarigione. Questo è dopo una settimana, questo è dopo 2 settimane, questo è dopo 3 settimane e l'ultimo quadro è dopo 4 settimane. A questo punto io ho raggiunto tutti gli obiettivi, ho allungato il fornice, ho creato tessuto vestibolare, cheratinizzato, aderente, spesso. Il mio protesista avrà meno difficoltà a costruire la protesi perché avrà dei tessuti più stabili e io come chirurgo ho creato quello che io chiamo arco di cerchio chirurgico, che è il più possibile similare al futuro raggio dell'arco di cerchio protesico. Quindi con i miei impianti mi sono avvicinato il più possibile all'arco di cerchio protesico, in modo tale che l'impianto sia sotto la corona che io andrò a fare. Ritorniamo al paziente. 6 anni di follow-up, 6 anni di follow-up. Questo screenshot di ogni singolo impianto posizionato, vedete la ricostruzione dei tessuti duri, in questo caso fatta con biomateriale. 11 anni di follow-up. Voi mi potete dire, ma queste protesi sono impulibili, sono più difficili da pulire. Però il paziente, se ha sufficiente destrezza nelle sue mani e ha dei contorni che sono più pulibili senza dei balconi, c'è più autodetersione, e poi lui una volta al giorno andrà a pulire con le sue docette orali, i superfloss e gli scovolini questa protesi. E quando la destrezza manuale magari non ci sarà più perché sarà molto anziano, avrà magari trascorso gli ultimi 20 anni della sua vita con una protesi fissa, autodetergibile, senza balconi, però più difficile da pulire. Allora il paziente lo facciamo venire ogni 3 mesi e se gli diamo l'assicurazione protesica e biologica, ovvero sia ci assumiamo come studio tutti i fallimenti biologici e protesici, se lui segue il nostro piano di mantenimento implantare, avremo risolto un grande problema. E il grande problema è come avere un piano di richiami
parodontali / implantari efficace e che il paziente ritorna nei nostri studi. Il paziente ritorna quando gli dice: se lei viene a fare i tagliandi come quando porta la sua macchina, lei paga solo la manodopera, però tutto quello che noi le abbiamo fatto è assicurato. Siamo pazzi? No, non siamo pazzi. Abbiamo una percentuale di pazienti che vengono al richiamo altissima perché loro hanno l'assicurazione che noi interveniamo senza debitargli nulla in caso di problemi biologici e problemi protesici. Se fate venire il paziente ogni 3 mesi, vedrete soprattutto mucositi, ma non perimplantiti. E perimplantiti quando perdete d'occhio il paziente per mesi o anni. Se fate il controllo occlusale ogni volta, intercetterete i problemi dovuti ai chipping. Se poi usate dei materiali che non chippano, zirconio monolitico ad esempio, con cutback in ceramica solo per l'estetica a livello vestibolare o materiali con poca abrasione, e ce ne sono tanti sul commercio, però non voglio entrare in questo, ridurrete anche moltissimo le problematiche. Guardate qua come si è presentato lo spazio intermolare, lo spazio intercanino, la protesi che è stata costruita a questo paziente, che ha rispettato le dimensioni di spazio della lingua che lui aveva quando aveva la protesi mobile e parlava bene. E guardate vestibolarmente, riguardate vestibolarmente il tipo di flow di ali di gabbiano, non si può parlare di ali di gabbiano all'Abramson, perché? Perché qui è protesi su denti, su impianti. Però c'è un angolo che avevamo valutato nel TFA approach come fase diagnostica. E qui è un altro manoscritto. Allora, perché la chirurgia guidata? La chirurgia guidata l'abbiamo in fondo già un pochino sviscerata, però vediamo quali sono le problematiche della chirurgia guidata. Paziente che si presenta in questa condizione, anche qua concetto espresso prima, se riuscite a dentalizzare il paziente in modo etico in almeno un'arcata, e se anche un paziente di 72 anni ha qualche dente completamente salvabile, ma quel dente completamente salvabile mi rende il piano di cura tutto molto più complesso, io ne parlo al paziente, spiego al paziente che dobbiamo spersonalizzare il dente nel progetto protesico globale. Questo è un concetto molto importante. Non vi sto dicendo di togliere dei denti sani, vi sto dicendo di togliere qualche dente in fasce di età alte, 70-80, perché togliendo magari qualche dente e non tutti i denti, perché c'è anche il mantenimento, potete far diventare i piani di cura semplici. La CBCT, la parte diagnostica, è fatta in relazione centrica alla dimensione verticale del futuro restauro. Questa è la chiave di volta per una progettazione. Devo sapere dov'è la mandibola e devo sapere la dimensione verticale. Dopodiché, con la chirurgia guidata, io ho la possibilità di costruirmi una protesi prima che andrò a ribasare nel cavo orale dopo. Posso montare tutto in articolatore prima, posso scegliere gli abutment, posso farmi una protesi che andrò a ribasare, che ha uno stop, come qua voi vedete, a livello del palato, in modo tale che non perda l'altezza verticale.
Perché passo attraverso un provvisorio e non costruisco, non ho la protesi finita subito prima della fase chirurgica? Perché, come abbiamo dimostrato noi in questo lavoro su umano, non su modello, su modello sperimentale, su umano, cosa abbiamo fatto? Studio multicentrico, ognuno di noi ha fatto X numero di pazienti, abbiamo fatto un attack post-operatoria e abbiamo sovraimposto il progetto virtuale al progetto reale una volta eseguito. E cosa abbiamo visto? Che quando posizionavamo la mascherina non in modo adeguato, perché è un possibile errore, tutti gli impianti erano messi in una posizione spaziale sbagliata, quindi ci dà l'errore globale che il verde sono il progetto, il rosso quello che era stato eseguito nella realtà. Abbiamo visto che c'erano delle piccole discrepanze. Queste piccole discrepanze possono essere colmate attraverso una protesi provvisoria. Se avete una protesi definitiva, abbiamo la difficoltà di farla calzare. Se voi vi ricordate, perché ho 40 anni di professione e in questo mondo dei congressi e dei corsi ci sono da un po' di tempo, che cosa era successo nella storia? Case premium vi avevano fatto vedere che con la chirurgia guidata potevate dare la protesi finita, definitiva, in prima fase chirurgica, al posizionamento degli impianti a carico immediato, subito dopo la fase chirurgica. Peccato che poi, durante live, chirurgie live a congressi, il povero chirurgo, il protesista, non riusciva a far calzare la protesi. Peccato che dopo, su 10 casi, ne venivano 5, cioè non c'era la predicibilità del risultato. E allora che cosa si inventavano? Gli abbattimenti di compensazione per andare a compensare queste discrepanze. E poi cosa si sono inventati? La stessa tecnica che funziona sempre, comunque, in tutti i campi della vita, l'oblio, l'insuccesso di una certa campagna pubblicitaria, a un certo punto non viene più menzionato, e quindi passa nel dimenticatoio. Lasci passare un po' di tempo, come ci scorderemo del coronavirus. Il coronavirus morirà quando i media non ne parleranno più. Così succede per la chirurgia guidata. La chirurgia guidata, avere la protesi definitiva subito nella prima fase chirurgica, può essere fatto in centri molto avanzati, ma non si può dire che sia la realtà di tutti gli studi chirurgici che fanno chirurgia guidata. E queste sono le discrepanze studiate nei vari assi, e quindi ci sono discrepanze di angolazione, discrepanze nel senso apico-coronali, e più o meno ci sono discrepanze in tutti i tipi di mascherine. Alcune saranno più precise, altre saranno meno precise. Ovvero sia le dime chirurgiche che hanno un appoggio dento-osseo sono, o dento-mucoso, possono essere più precise che le mascherine a completo supporto mucoso. È un campo che sta evolvendo, ma quello che vi voglio dire è che la chirurgia guidata su base predicibile non vi permette, a 100 studi che la fanno,
di avere 100 protesi definitive con una, cioè con un framework metallico che in modo predicibile tutti i 100 studi dopo la fase chirurgica la posizionano e non c'è nessuna tensione nell'abitare e tutti gli abutment chiudono perfettamente sulla struttura protesica primaria. Alcuni relatori, amici, fanno vedere queste cose che però bisogna dire seriamente non sono la routine. La chirurgia guidata dovreste avere, dovete avere nel totalmente dentulo una guida che va in occlusione con l'arcata superiore in modo tale che la mascherina la mettete nella esatta posizione del progetto. Le mascherine devono essere fissate con dei pin che devono essere efficaci, con dei pin che le devono fissare bene. E quindi anche qui deve essere una filiera che sia una filiera affidabile, perché l'errore può essere in progettazione, l'errore può essere durante il posizionamento della mascherina, l'errore può essere durante la fase chirurgica, perché ricordatevi, i vostri manipoli sono belli lunghi e se voi forzate su queste mascherine le potete dislocare dalla loro posizione, le potete addirittura rompere. Quindi dovete affidarvi con mano passiva all'interno delle mascherine chirurgiche. Quindi la mascherina deve essere fissata, le mascherine devono essere fissate in una posizione dettata dalla occlusione. Questo è importante del... Scusate, con i video si sono bloccati, un attimino di pazienza. La chirurgia nei settori latero-posteriori guidata con impianti angolati vi crea un po' più di problemi e quindi dovete conoscere alcuni piccoli trucchi. Invece di far aprire la mandibola normalmente dovete chiedere al paziente di muovere la mandibola controlateralmente alla zona dove state operando, ovvero sia sto operando nel quadrante destro, chiedo al paziente di muovere la mandibola verso sinistra e così ho la possibilità di poter azionare le mie prese sfruttando la lunghezza del fornice. Tutti gli impianti angolati sono degli impianti più difficili da posizionare in chirurgia guidata. È logico che vi consiglio di fare una piccola prova con montato manipolo e lunghezza delle frese e vedere se quel paziente ha la possibilità di fare la chirurgia guidata. Perché un paziente magari con una patologia che apre non 42-45 la normalità, ma apre solo 30, perché un paziente che ha un'apertura minore della normalità, magari la chirurgia guidata con gli angolati non riuscite a farla. Magari riuscite a farla solo se dovete mettere degli impianti nel settore frontale guidata, ma magari non riuscite a posizionarli nel posteriore, nei settori latero-posteriori. Dopodiché della chirurgia guidata, ricordatevi che c'è la chirurgia guidata a completo guida, cioè la chirurgia in cui posizionate anche gli impianti in guidata, o la chirurgia parzialmente guidata. Fate le vostre ostetomie e poi andate a posizionare gli impianti a mano libera perché alcuni clinici vogliono controllare meglio visivamente
la posizione apico-coronale degli impianti, ma se non altro la fase chirurgica con la guidata gli ha permesso di posizionare, di fare delle ostotomie, e il posizionamento implantare è sicuramente più preciso. Quello che vi posso dire, dopo 40 anni di professione, nel superiore, ma, in, ma diciamo in tutta la, diciamo, l'implantologia del paziente totalmente edentolo, sono ancora capace di mettere gli impianti a mano libera con chirurgia mentale. Però se ho una dima chirurgica, devo dirvi, gli impianti sono posizionati meglio. Non c'è dubbio, gli impianti sono posizionati meglio dal punto di vista protesico. Gli impianti hanno un diverso tipo di angolazione nei tre piani dello spazio. E se usate tanta chirurgia guidata, diventate dei fan della chirurgia guidata e ritornate a fare chirurgia mentale, se vedrete la differenza, perché perdete un po' quel senso clinico. Qui una cosa importante è utilizzare tutte le nostre conoscenze. Le nostre conoscenze stanno a significare che vedo che c'è un deficit dei tessuti molli, faccio quel tipo di lembo che stiamo pubblicando con Omli Wang e Giovanni Zucchelli per ricreare una quantità di tessuto che era analizzato vestibolarmente. Quindi nella prima fase chirurgica utilizzo gli stessi lembi che utilizzo in scopertura. Poi vado a compensare con una protesi provvisoria quelle discrepanze che ci sono tra il progetto protesico virtuale, il progetto virtuale e il progetto reale. 24 ore dopo riesco a posizionare una protesi che in laboratorio viene poi rinforzata. Se avete un piccolo laboratorio in studio, lo potete fare in studio. Quindi questa è una possibilità di dare una protesi, come voi vedete, provvisoria o immediatamente dopo la chirurgia, facendo aspettare un 2 orette al paziente, o una protesi che voi potete successivamente dare al paziente 24 ore dopo. Questo è il paziente 5 anni dopo, 5 anni di follow up, e anche qua, perché non abbiamo posizionato i molari sotto? Perché il paziente, abbiamo fatto uno short dental arch, concetto di Kaiser, che sono ricerche osservazionali su questionari, il paziente era contento con i premolari. Non abbiamo insistito per andare a posizionare i molari. Avremmo voluto, il paziente no, ha deciso che stava bene così. Mi piace far vedere anche l'estetica dei tessuti duri sulla panoramica e sulle lastrine endorali, e vedere che se usate magari le superfici laserizzate al colletto, questi sono dei laser lock al colletto, abbiamo preservazione dell'osso, perché riusciamo ad avere un sigillo di tessuto connettivo intorno al nostro colletto implantare. Il feedback del paziente che non sentite vi dice: mi chiamo XX e sono contento di 24 ore di aver risolto il mio problema. E questo è il follow up con il feedback. Paziente che aveva fatto tanti anni fa un'arcata superiore, adesso ha dei problemi nell'arcata inferiore. Valutazione del paziente per quanto riguarda l'arcata inferiore, decisione di andare a togliere gli elementi dentali, quindi valutare tutti i parametri parodontali e dentali,
vedere la prognosi di ogni singolo dente, estrarre o salvare, fase protesica che precede la fase chirurgica, con TC fatta che ci permette di valutare bene sia la riduzione ossea che dobbiamo andare a fare, sia il posizionamento degli impianti, e queste mascherine, che sono mascherine componibili, una volta posizionata questa dima chirurgica, abbiamo la possibilità di ridurre l'osso con la nostra dima chirurgica in situ. Una volta ridotto l'osso, potete usare frese, potete usare piezo, potete usare quello che volete, essenzialmente questi due strumenti. Posizionate senza togliere la prima dima di riduzione ossea, la seconda dima, preparate i siti implantari e vedete R è mano destra, L è mano sinistra, per farvi vedere che certe volte con il sinistro si usa la sinistra, e perché così non avete, imprimete dei movimenti alla protesi dovuti alla lunghezza del vostro trapano, che se ha un momento torcente all'interno della vostra sleeve implantare, della dima implantare, può causare dei micromovimenti della vostra protesi. Quindi la tecnologia ci può aiutare. Questo è un posizionamento implantare in cui abbiamo posizionato gli impianti con una chirurgia parzialmente guidata. Cosa significa? Significa che le osteotomie sono state preparate e successivamente controllo la posizione implantare in senso apico-coronale dopo aver tolto la mascherina e visualizzato nell'inferiore, dato che l'osso è più denso, il posizionamento parzialmente guidato vi permette di solito di mettere gli impianti nello stesso corretto asse. Se l'osso è soft come nel superiore, è meglio farla completamente guidata. Perché? Perché anche posizionando gli impianti potete andare in un tragitto osteotomico leggermente diverso. Abutment, ricostruzioni PRF, andiamo avanti velocemente perché qui voglio farvi vedere più cose. 24 ore dopo la protesi, senza estensioni, una protesi affidabile e caso finito in cui abbiamo una barra una barra con sopra dello zirconio monolitico. Adesso vi faccio vedere un'altra idea che abbiamo avuto. Semplificazione. Paziente che arriva come un bambino appena nato. Paziente di un certo livello culturale, un ingegnere, però ha litigato con i dentisti, non riesce a tenere nulla di mobile. Allora gli diciamo, prima cominciamo a vedere di posizionare i denti dell'inferiore e facciamo tutte delle valutazioni che sono espresse in questo libro di Omli Wang e Myron Nevins, in questo libro che abbiamo già pubblicato, capitolo 5, tantissimi anni fa. Valutiamo l'estetica, la funzione, la fonetica. Quindi questo è odontoiatria protesica tradizionale. E abbiamo mutuato questa idea con Alessandro Motroni di trovare la relazione centrica, trovare l'estetica prima di fare la TC, con questi valli termoplastici che ci permettono large, medium e small di trovare un'estetica facciale accettabile
mettiamo dei marker adesso, i prototipi, questi sono dei prototipi, abbiamo già il marker che sono inglobati in questi balli termoplastici. Questo è un materiale che ci permette di non interferire con l'esecuzione dell'attacco. E in prima visita, questo è un caso fatto da Manuel Nanni, che qualsiasi protesista voi in un'ora fa quello che fa tradizionalmente un dentista quando costruisce una protesi totale. Non deve inventare niente e ha un modello fisico su cui lavorare. E quindi un dentista che si chiama dentista dovrebbe saper ritrovare la centrica, dovrebbe saper posizionare dei denti in accordo con dei parametri facciali, cioè dovrebbe saper fare il dentista. Quindi abbiamo unito la tradizione alla tecnologia e solo dopo, quando abbiamo trovato il tutto, parte il progetto protesico. Il progetto protesico sta a significare che io devo a questo punto riempire quello spazio tra il superiore e l'inferiore, perché conosco dov'è quella mandibola nello spazio e conosco che tipo di relazione c'è con la futura protesi. Questo è come la tecnologia ci può aiutare. Quindi tutte queste belle cose non sono fatte disgiunte da una valutazione che avevamo fatto all'inizio. La chirurgia guidata di per sé, senza conoscenze di diagnostica e di protesi, è brainless, non ha cervello. Il cervello e le conoscenze le dovete mettere voi. Inoltre, con le stampanti 3D, potete avere un controllo successivo per vedere se quello che avete ideato in prima fase, in prima fase di analisi, è giusto. E qui il protesista, il dottor Manuel Nanni, in questo caso valuta se quelle valutazioni che lui aveva raccolto in prima visita sono giuste. E quindi si fa fare due protesi 3D molto poco costose e va a valutare questo tipo di progettualità. Arriva poi la fase chirurgica dove posiziono gli impianti e io ho già una protesi totale full digital nel superiore, ho una protesi con un'armatura metallica che viene saldata con un cemento, quello che si usa metallo su metallo, in bocca direttamente al paziente, e voi date la possibilità di avere a questo paziente una protesi molto predicibile, perché non si romperà, è una struttura in cromo cobalto con dei denti in PMMA. PMMA. E questo è caso finito con una protesi molto semplice, molto poco costosa, eseguita in un tempo assolutamente lecito il giorno stesso della chirurgia. Potete fare la stessa identica cosa in casi un po' più complessi, sopra e sotto, stessa fase diagnostica attraverso dei valli. Come avete visto prima, valutazione, portate il paziente, gli fate la vostra CBCT all'altezza verticale che avete deciso, al futuro restauro, andiamo avanti, così vi faccio vedere più cose. Alla seconda visita voi andate e controllate se tutto è a posto e poi che cosa fate? Fase chirurgica, soliti video della fase chirurgica, in questo caso voi andate e posizionate gli impianti anche in chirurgia guidata,
in modo tale che o nell'inferiore li potete posizionare. E qui avete sempre una fase in cromo cobalto finita come prima. Sto saltando un po'. Adesso vi faccio vedere un altro protocollo su cui noi stiamo lavorando, che è un protocollo un po' più complesso, ma nello stesso tempo efficiente, sempre il progetto protesico che viene fatto prima, sempre il posizionamento con i template. Allora, scusate un attimo, che sono tutti video che ho un filino di difficoltà a farli andare. Però, eccoli qua. Questa è la parte dell'inferiore. Parte dell'inferiore con queste protesi e queste mascherine che sono in materiale cromo cobalto per essere più precise. Posizionamento degli impianti. Successivamente impronta ottica con uno scanner intraorale con dei device per rendere l'impronta più precisa, posizionamento dei miei abutment, finisco la fase mia chirurgica, ho già preso l'impronta intraoperatoria e il giorno dopo ho una struttura definitiva in cromo cobalto o del PMMA. E qui ho fatto il sopra e ho fatto il sotto, sempre nella stessa, quindi la possibilità di prendere delle impronte ottiche intraoperatorie che vi permettano di compensare quelle discrepanze di posizione chirurgica. Quindi vedete la radiografia postoperatoria del sopra e del sotto, in cui con una fase progettuale, una fase di chirurgia guidata, un'impronta ottica intraorale, potete dare una protesi affidabile in cromo cobalto con dei denti in PMMA, sia nell'arcata sopra che nell'arcata sotto, e anche qua lavorate di più prima in fase progettuale per poi arrivare ad avere una più efficiente fase protesica e un delivery della protesi più efficace. Cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che l'implantologia è un trattamento che parte dalla protesi. Dobbiamo avere bene in mente il progetto protesico. Il progetto protesico detta la parte chirurgica, il progetto chirurgico, perché poi alla fine il paziente, come dico sempre, viene nei nostri office per avere una protesi che sia bella, che sia funzionale e che lui riesca a pulirla. Questi sono i tre prerequisiti: funzione, estetica e mantenibilità della protesi. La chirurgia guidata sicuramente, anche se ha una quota di mercato molto bassa, è importantissima, perché anche se non utilizziamo mascherine chirurgiche ci spinge a fare una progettazione protesica, e quindi comunque, anche se non va nello step successivo della esecuzione con una mascherina guidata, ma se non altro ci obbliga a studiare bene il caso. Verrà sempre più introdotta nelle pratiche professionali di tutti noi dentisti, e chi resta al palo, soprattutto giovane, con questa nuova digital technology,
sicuramente sarà obsoleto in pochi anni. Però ricordatevi che la chirurgia e la digital technology non può essere un sostituto alla mancanza di conoscenze in odontoiatria. Quindi la chirurgia guidata è brainless, non ha cervello. Dobbiamo mettere il nostro cervello, le nostre conoscenze unite alla tecnologia creano un qualche cosa di unico per il paziente, per un piano di trattamento moderno, efficace ed efficiente. Dovrà cambiare il nostro modo di operare. Nelle realtà più avanzate dell'odontoiatria questo è il presente, ma deve diventare il presente per tutti quelli che si interessano di implantologia. Grazie a tutti per l'attenzione e sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Scrivete a Leicomo, vi risponderò sicuramente. Grazie per essere stati con noi.